il trofeo Gigi Barlettani, che verrà assegnato proprio grazie alla giuria popolare. Tutti voi potete quindi scegliere la vostra automobile preferita e votarla qui al gazebo del Garage del Tempo, qui in piazza. È veramente un grosso piacere essere qui stasera con tutte queste belle auto e i loro proprietari, la passione che hanno avuto per queste vetture. Allora, intanto approfitto per presentarvi molto brevemente Pietro Camardella, che ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo del design automobilistico negli anni 80, nel 1984 se non sbaglio, a Torino, in una nota carrozzeria. Sì. Che si chiama? La Pininfarina. E che quest'anno compie 90 anni. Sì, di cui io per 5 anni ho partecipato a questa grande storia di questo grande marchio italiano, di questa grande passione italiana che speriamo di riuscire a mantenere e a recuperare posizioni. Volevo chiamare qui sul palco gli altri componenti della nostra giuria, ovvero Tiziano Cherubini, che è un esperto di vetture sportive, e il commissario tecnico del Club Garage del Tempo, Riccardo Cominenti. Grazie per essere qui con noi. Beh, avete lavorato un bel po' per valutare tutte queste splendide vetture. Intanto vogliamo, ci date una prima così sensazione di questo parterre. Allora, innanzitutto grazie Luca, buonasera a tutti. Diciamo è un'esperienza molto interessante fatta dagli amici del Garage del Tempo. Noi consideravamo questa esperienza un'esperienza importante, perché sono vetture, come si dice in gergo, giovani, young timer, quindi vetture meno conosciute a livello storico. Sono vetture ben mantenute, date dai propri proprietari, con una varietà di tipi, di modelli, che non è facile trovare, abbinare, ecco. Però si vede che chi le ha mantenute in questi anni qui le ha curate bene e le ha tenute proprio bene. Vediamo se anche il nostro presidente Nino De Logu vuole raggiungerci qui sul palco. Nino De Logu, presidente del Garage del Tempo, grazie, che corsa ginnica, e insieme a lui anche, grazie. Insieme a lui anche il vicepresidente Daniele Becuzzi, che sono poi sicuramente gli artefici di questo grandissimo evento. Grazie. Grazie Luca, grazie di essere qui a rappresentare l'Automoto Club storico italiano, siamo veramente contenti. E siamo orgogliosi di avere con noi ovviamente una giuria così importante. Le macchine che vedete hanno sì un cuore, un motore e delle ruote, ma hanno una carrozzeria che è quella che colpisce gli occhi. Gli occhi sono colpiti da delle forme disegnate da qualcuno. Quel qualcuno spesso lavora nelle retrovie, quindi voi vedete un nome scritto: Ferrari, BMW, Pininfarina, e pensate a un grande colosso automobilistico, ma dietro c'è una persona, un disegnatore, quindi una persona che come noi, ma che ha una mano particolare, riesce a creare queste auto, e con la sua penna ha disegnato fra le macchine più belle che sono mai nate in quel periodo: F40, Mythos soprattutto, 456, e la lista è lunga. Ringrazio anche, diciamo, gli sponsor locali che hanno permesso ovviamente di essere qui. Garage del Tempo prima di tutti, che con noi, con le nostre piccole energie, abbiamo cercato di coordinare tutti. Motorauto Fratelli Nardoni BMW, che ci ha supportato con dei premi bellissimi. I primi verranno dati in una giornata a Monza, all'autodromo di Monza, per provare e imparare a guidare le auto. Enoteca Bar Napoli, sempre qui di Cecina, che omaggerà i giurati giornalisti qui presenti, e Gent Tweed Cecina, che è un negozio di abbigliamento che nello stesso modo omaggerà i vincitori di questi concorsi. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere intervenuti a questa bellissima manifestazione, e grazie ovviamente a tutti gli ospiti, alla giuria e ai giornalisti, e un grazie particolare a Pietro Camardella, che siamo onorati veramente di ospitare nella nostra Cecina. Siamo onorati perché rappresenta non solo un pezzo della nostra storia, ma, come ho sempre detto nei miei interventi, un pezzo della bellezza. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di bellezza, di una bellezza che
si coniuga con la scienza, con la meccanica, con la nostra storia e con la storia dei popoli, che è una storia di lavoro, di passione, di ingegno. Sì, grazie a tutti voi, grazie anche a tutti gli espositori e a tutti coloro che sono riusciti a mettere insieme una bellissima manifestazione così, nonostante questo momento molto molto particolare e delicato. Comunque veramente il Garage del Tempo ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante questi ritrovi, perché effettivamente ci fanno correre, come diceva, dall'80 a oggi, 40 anni il quale possiamo dire che il binomio sport e cultura è un successo sicuramente, anche per i nostri giovani, per il futuro. Ringrazio anche naturalmente tutta la giuria che spende il suo tempo e la sua l'ottima, diciamo così, visione e competenza in merito. Grazie veramente a tutti, mi permetto di dare insieme alla collega Lucia un piccolo pensierino a voi a nome dell'amministrazione comunale. Intanto anche grazie anticipato al nostro assessore. Vieni Lucia, vieni davanti a noi. Il simbolo di Cecina, che è caratterizzato dall'omino di ferro, che come può vedere si trova là sopra quel tetto. In centro a Cecina delle vetture straordinarie, proprio anche per ricordare questa figura indimenticabile di Gigi Barletani. Grazie assessore. E questo lo vorrei dare all'infaticabile collaboratore. Grazie. Grande, grazie. Grande Daniele, vicepresidente del Garage del Tempo e uno dei tanti giovani che si stanno affacciando in maniera concreta a questo mondo del motorismo storico. Una bella foto tutti insieme, se vi stringete così rimarrà veramente negli annali per ricordare questa primissima edizione del concorso d'eleganza stile sul corso. È veramente un classico dei classici tra le spider inglesi. Vieni pure Nilo. Perfetta, in tutto, veramente, è il caso di dirlo, in tutto il suo splendore, una vettura tra virgolette moderna ma che risponde totalmente ai canoni dell'epoca. Senti fare. Come cali guardiamo Pier Mario. Eccola qua la nostra Z1 vincitrice del trofeo Motorauto, complimenti Pier Mario Maletti Cavallari, una vettura straordinaria. Anche questa è una vettura particolarissima. Una personalità spiccata, forse tipica di questo grande passaggio tra anni 80 e anni 90, Pietro. Molto discussa, perché ovvio, lo stile può piacere, può non piacere, quello è soggettivo. Però eccoci qua, un bel applauso anche per il nostro Cristiano Orlandini, che vince il terzo premio di questo concorso. Eccoci qua. Ecco questo. Oh, facciamo un applauso intanto a Giorgio Cazzari che ci ha raggiunto questo palco con la sua Ritmo Super Cabrio Palinuro, che ma non aveva più il marchio Fiat, se non qua, ma era molto contraddistinta dalla firma di Bertone. Complimenti per questa vettura straordinariamente conservata. E una Lancia a tutti gli effetti, che poi riuscì anche a uscire dai limiti del prodotto di serie. Quasi una compatta familiare di lusso, e diventare una grande sportiva. Ed è una delle più rappresentative in tutto il mondo dell'auto italiana. Ed eccola qua, 6 campionati del mondo rally costruttore più altri 5 piloti, Lancia Elettrica Integrale Evoluzione. Questo esemplare, se non sbaglio, è del 1994, anzi una delle ultime. Una Evo 2, preziosissima, complimenti. Chissà se ce lo aspettava di salire qui sul palco. Capisci, no? Però mi fa piacere. Il nostro Marcello Ballati con la Ferrari 308 GTS 4 valvole del 1983. Complimenti, una vettura straordinaria. Ai tempi era una vettura di super lusso, con anche dei costi abbastanza importanti. Ed oggi è un classico che sicuramente rimarrà anche per il futuro. Le macchine vengono conservate grazie a chi ha una passione per un mezzo, magari
non popolare come una Ferrari, ma per un mezzo popolare perché è vicino al cuore di tutti noi, conservato nel migliore dei modi. Un applauso anche ad Alessandro Valoriani per la sua pininfarina Spider Europa del 1982. La 205 ovviamente la conosciamo tutti, versione cabrio pininfarina, versione GT 1900-1600, versione sportiva e versione lusso. Una Ferrari forse delle meno, come posso dire, conosciute. Pietro Camardella però ci potrà raccontare qualcosa di questa vettura. Questa è praticamente il tentativo di dare maggiore abitabilità allo schema del motore posteriore trasversale che era molto in voga negli anni, fine degli anni 60, grazie alla famosa Miura della Lamborghini, per cui fu una sfida tra tutti i costruttori a chi faceva la migliore motore posteriore trasversale con due posti in più. Una vettura destinata ad allargare il target Porsche con un esemplare, con un modello motore anteriore, quando sappiamo tutti benissimo che le Porsche sono tutte con motore posteriore raffreddato ad aria, perlomeno le prime, e questo è stato un tentativo per allargare la platea degli appassionati Porsche. Complimenti a voi, mi emoziono perché mio padre aveva una macchina così, nuova, appena comprata, io ho patentato da 5 giorni che l'ho distrutta. Con la mitica Osso di Seppia nel 1966 è diventata celebre per essere stata protagonista nel film Il Laureato, e questa è un restyling degli anni 80. Che è Mercedes, ma motore elaborato da Cosworth, quindi è stato uno dei primi esempi di connubio fra un elaboratore e appunto il marchio Mercedes, quindi motore che andava forte a quel tempo sulle autostrade tedesche, questa macchina era veramente aggressiva. Con uno Spider di piccole dimensioni, compatto, ma da una linea assolutamente personale. Grazie a Terzilio Gronchi con la sua BMW. Con BMW M3 Sport Evolution 3 del 1990, eccola qua, in bellissima livrea. Una vettura recuperata in Spagna, come mi ha raccontato oggi il nostro amico. Questa era quella che aveva effettivamente vinto, e per noi ragazzini la cosa che ci faceva sorridere erano le due marmette, perché avere una macchina con due marmette dietro ovviamente era qualcosa in più, tutte le macchine ce ne avevano una sola. La macchina è bellissima, impeccabile, e anche l'autista non ha mai un capello fuori posto, perché ovviamente di mestiere fa il barbiere. Anche questa è un'opera pininfarina insieme alla sorella GTV che vedremo tra poco, e anche questa dotata di soluzioni uniche, Pietro. Questo è stato un bel lavoro del centro stile, all'epoca io ero lì, e questo concorso, perché noi all'epoca lo chiamavamo concorso interno, lo vinse l'ingegnere Enrico Fumia, che fece questa proposta che venne ovviamente accettata, perché effettivamente era la soluzione giusta. E questo è il famoso Alvaro che chi non lo conosce, ovazione per Alvaro. Ecco Alvaro che si vergogna a scendere di macchina, allora ti fa un saluto. Sì, via, salutaci un attimo, sì. Applauso Alvaro. Anche questa è una delle più belle BMW realizzate negli ultimi anni, un'icona ormai anche in un settore diverso da quello del motorismo storico, che è quello del drifting. Complimenti al nostro autista, allora. Complimenti e buon divertimento. Inglese, prodotta con marchio Rover negli anni 90. Beh, un allestimento bellissimo, dedicato al 40° anniversario di questo modello, nato nel 1959. Luca Muzzati, un'altra berlina che ha rinverdito i passi delle sportive compatte, una vettura che sotto mentite foglie ha cavalleria da vendere. In questo caso vedete due auto uguali,
Guarda, guarda perché effettivamente le schede, le foto che erano state presentate erano autoperfette in tutto e per tutto, quindi ce ne sono due esemplari che poi diciamo sono stati esposti con il solito modello, quindi è stata l'unica auto che sulla carta era impossibile giudicare quale fosse l'una o l'altra la più bella. Sportiva ma elegante nel suo grigio metallizzato. Eccola qua, complimenti, ovviamente non è Barbara al volante, mi sembra. Non gli assomiglia per niente. Complimenti per questa vettura straordinaria. In un abbinamento cromatico molto elegante, in blu scuro, con gli interni grigio scuro. Questa auto di un nostro socio del garage del tempo, anche questa fatta ASI Targa Oro con tanto onore lo scorso anno. Complimenti. Questa invece è una GTD 2000 Quick Park 16 valvole del 1997. Sì, complimenti a due parole a questo nostro socio Vanni Chirino, sempre presente ogni manifestazione. La K moderna tra virgolette, ma anche qualche lancia doc degli anni 60. Complimenti al nostro amico Claudio Regazzoni, questa vettura grazie di essere venuto. Particolare. Molto particolare, ovviamente si vede raramente, quindi sarà una futura auto da collezionare. Allora, tendono a sottolineare che questa macchina sempre stata in famiglia, era del padre, quindi c'è un valore affettivo importante. Come vedete appunto è un po' la nonna della K Coupé, anche questa porta la firma di Pininfarina e tra l'altro di un designer che ha fatto veramente la storia della Pininfarina. Complimenti per questa vettura che è nell'immaginario collettivo una delle pantere della polizia. Questa volta la vediamo in borghese, in bianco. È perfetta, è impeccabile e anche grazie a questa persona, come abbiamo parlato prima dell'Alfa Romeo, che potremmo vedere negli anni auto del genere, che se no sarebbero scomparse. Ed è un'icona veramente dell'industria italiana, dopo la 500 direi che è Pietro La Panda. Ecco qui si sta salendo la Ferrari 456 in onore del nostro amico Pietro Camardella. Eccola qua. Beh, un applauso alla vettura, al proprietario e a chi l'ha disegnata. Eccoci qua con la nostra ultima regina della serata che ci ha portato la motorauto dei fratelli Nardoni, un esemplare straordinario che rappresenta il futuro, il presente e il futuro dell'automobile. Eccola qua, grazie a Daniele per averla portata sul palco. Bravi, 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 bravi tutti. Grazie. L'idea è nata, diciamo, sul corso proprio per commemorare quello che era un negoziante storico di Cercina, Gigi Barlettani, che aveva un negozio stile appunto qui in Corso Matteotti, è quello che ha portato l'eleganza al nostro paese, quindi venivano un po' da tutta la Toscana a acquistare vestiti da lui. L'anno scorso purtroppo è scomparso, quindi volevamo fare qualcosa che ricordasse appunto l'eleganza, quindi noi ci occupiamo di auto d'epoca, abbiamo organizzato questo piccolo concorso d'eleganza, il primo in Italia, e dedicato alle Young Time, quindi una fetta diciamo precisa di automobili d'epoca, quelle che vanno dall'80 al 2000, e da niente, da un piccolo logo disegnato da Pietro Camardella, che è il design, il nostro giudice di concorso, che ha disegnato le Ferrari più belle degli anni 80 e 90, prima fra tutti le F40, passando dall'F50 alla 456 alla Mythos, che è stato un'auto eccezionale. E siamo arrivati qui, lui è venuto a trovarci da Torino, abbiamo messo su tutto, abbiamo radunato e selezionato tramite appunto la giuria queste auto e siamo venuti qui nel centro, nel nostro centro cittadino, nel nostro paese, per commemorare Gigi da un lato e per far conoscere un po' a tutti anche queste auto che sono diciamo meno storiche rispetto ad altre, ma che saranno le storiche del futuro. La prima è stata un SZ di Zagato, che è arrivata terza, una macchina molto particolare con 6 fanali all'anteriore, colorazione ovviamente rosso alfa. Seconda, una Bertone Ritmo Palinuro, quindi una versione popolare dell'automobile ma in versione Bertone, quindi cabrio, che ha fatto sì che chiunque potesse diciamo correre con i capelli al vento.
e invece al primo posto è stata la Lancia Delta Integrale Evoluzione, quindi è una macchina nel cuore di tutti che ha vinto moltissimi rally e che ora ovviamente è un oggetto da collezione e rappresenta appieno quelli che erano gli anni 90 e lei è stata, diciamo, la regina del nostro concorso.